Ciao ragazzi, ci sarebbe la via. Allora facciamo un'analisi su Barico Senza. Sto tornando appena adesso dallo stadio. Allora, leggo gli stats della partita. Tiri in porta per il Bari 4 e per il Cosenza 2. Il Bari che va oltre il suo score di tiri in porta, che è di 3.3. Tiri fuori dalla porta 10 per il Bari e 6 per il Cosenza, quindi siamo ancora molto imprecisi e molto mochi in attacco. Possesso palla 54 del Bari, 46 del Cosenza in parità. Corner 7 a 7, falli 10 a 15 per il 15 a 10 per il Bari. Insomma, abbiamo tirato molto di più in porta di loro, 14, loro 8, diciamo verso la porta, perché poi loro hanno fatto 6 tiri fuori, noi 10, loro 2 tiri in porta, noi 4, quindi poco poco. Io pensavo, guardando la partita di Spalti, pensavo che il Bari avesse fatto meglio, sinceramente. Invece guardando le statistiche adesso sembra proprio in parità, parità che è anche il risultato finale, come sappiamo, è anche il risultato finale. E allora, insomma, io ho visto un buon Bari nel primo tempo, sinceramente. Abbiamo controllato il gioco, siamo andati molto vicini al gol con una palla di Hacik davanti al portiere che se l'è mangiata, proprio ha sbagliato proprio l'ultima scelta. E Hacik quest'oggi me ha giocato bene da 6 e mezzo, perché era su tutti i palloni, molto presente, molto partecipe, però si è mangiato molti gol, non molti gol, ha sbagliato un sacco di appoggi, di ultime scelte. Però è un ragazzo, è giovane e ha la sua seconda, terza, quarta partita titolare in Serie B, quindi secondo me non gli si può chiedere di più. È stato molto criticato dagli Spalti, da persone che stavano vicino a me, però io non condivido queste critiche, perché già farsi trovare pronto non è facile. È un ragazzo dal futuro, è un ragazzo forte, è un ragazzo che magari se sistema un po' due o tre cose diventa un gioco, diventa un fenomeno. Poi c'è stata una palla di Nasi spizzata con il miracolo di Mikai, che ha salvato la partita su quella palla. Poi c'è stato il palo di Benali, pensate che pure Benali tira da fuori, sa tirare da fuori e prende il palo. Quindi primo tempo sempre, approccio sempre un po' moscio, fisicamente, agonisticamente, sempre un Bari non combattente come quello di Mignani, sempre un po' moscetto, però insomma un Bari che ha fatto vedere delle cose molto buone oggi, anche in uscita, disimpegno, con Ejumaa, che ha fatto anche bene nel controllare la palla, mantenerla, aprirla e sbloccare la nostra ripartenza, quindi abbastanza bene. Devo fare un cenno all'arbitro, ragazzi. Gualtieri oggi arbitro pessimo, arbitrato malissimo, una ammonizione a Di Cesare che non c'era assolutamente, gliel'ha data. Però un Bari ancora un po' in sofferenza, ecco, questo era il titolo del film, stavo dicendo del video. Un Bari ancora in sofferenza, Bari che comunque c'erano persone già allo stadio, quindi la cornice di pubblico sempre bellissima, certo non c'erano 30.000 persone, però secondo me la curva nord era piena, curva sud vuota, i distinti est abbastanza bene, distinti ovest, così così, però la gente c'era allo stadio oggi. Molte lamentele, dell'Aurelio è stato contestato sugli spalti. Secondo tempo, giustamente Marino ha lasciato l'assetto del primo tempo perché aveva reso bene. Loro hanno provato qualche calcio da fermo, sul calcio d'angolo hanno provato a strappare i 3 punti, no? Visto che al Bari quest'anno, questa stagione 23-24, non gli va mai bene la cosa, ci hanno provato. Poi niente, in campo si vede ancora molta frustrazione, devo dire, frustrazione dei giocatori che spesso non sanno chiedere la palla e si lamentano visibilmente in campo. Maita spesso alza le braccia, diciamo, demotivato,
Sibilli si è lamentato pure, Benali pure, insomma ho visto cose che insomma da professionisti meglio comportarsi meglio, nel senso si vede che è un po' sfibrata, cioè un po' scollegata la squadra nei suoi giocatori. E incolpare gli altri è sempre facile. Maita molto bene oggi, devo dire che è stato un giocatore che ha fatto qualche apertura fa sensazionale. Però è un Maita che lo vedo molto demotivato. Molto demotivato, magari ha delle richieste e ha chiesto forse ha chiesto il trasferimento, come hanno detto, ha detto qualcuno su Instagram, non so se qualche testata giornalistica ha rilanciato questa roba di Maita, perché il primo tempo ha fatto molto bene. Benali pure bene, perché ormai Benali ha trovato proprio il suo posto nella squadra del Bari. Purtroppo Bellomo, Aram, Moracchioli, Acampora non hanno trovato spazio. Mi sorprende che Moracchioli, che giocava addirittura titolare con Mignani, oggi non trovi nemmeno un minuto. Non lo so se Marino vuole creare una coesione del gruppo partendo dall'allenatore, quindi fa delle scelte anche in questo senso. Che la coesione del gruppo viene per prima, no? Poi, ultimo capitolo di questo video, naturalmente, è Menè. Torna Menè, non è un caso che da quando è entrato lui il Bari ha iniziato meglio a giocare. Basta un giocatore importante di personalità che le cose un po' cambiano. Quindi grazie Menè, complimenti anche nei veloci tempi di recupero, per noi è un giocatore essenziale, l'ha detto anche il presidente, che Menè, Maiello e chi più ha detto Menè, Maiello e Diu sono tre mancanze molto molto importanti per il Bari e si è visto sinceramente oggi, perché quando è stato Menè la squadra ha iniziato un po' a respirare di più a centrocampo, abbiamo iniziato a trovare linee diverse, soluzioni diverse. Più capacità di pensare prima di agire con la palla che senza palla, insomma, speriamo che bene dalla prossima gara, già da Genova, possa giocare titolare, perché ricordiamoci sempre che Menè è un giocatore internazionale, è un giocatore che ha giocato nel Milan, cioè è un giocatore grosso, molto molto importante, quindi da tenere presente questo grande rientro di Menè, perché prima o poi, glielo dico sempre, piano piano, non ci può sempre girare tutto male. A quanto pare è stato pure una palla dubbia al 90esimo, 93-94esimo, su dritto qua, dritto, su in area, forse un tocco di mano al 90esimo, un arbitro che a me non è piaciuto proprio per una gestione un po' raffazzonata della gara, sinceramente. E niente, cappellino nuovo del Bari da notare, e vediamo, perché adesso andiamo il 26 a Genova contro la Samp, che ha preso tre pappine dal Ferrapisalo in casa, quindi una Samp arrabbiata, faremo prepartita nei prossimi giorni. E poi inizia il calciomercato, quindi già si parla di Abuani, credo si chiami, del Frosinone attaccante. Bisogna vedere, perché se è vero che aggrediremo il mercato, come dicevano sugli spalti alcuni nostri vicini di sediolino allo stadio, bisognerà partire i primi giorni del calciomercato con Polito che già mette a segno 2, 3, 4 acquisti. Questo è importante. Sono giocatori, sinceramente, che nel loro complesso appaiono un po' tristi, stanchi, lamentosi, chi non trova spazio è triste perché non gioca, chi gioca è triste perché non riesce a esprimersi e se la prende magari con i compagni che ritiene colpevole questa situazione, però è dal mister prestigioso con una storia importante che deve ripartire tutta l'ambaradan Bari, il sistema Bari Calcio, perché c'è un'utenza importante, ha detto che De Laurentiis, aspettiamo soltanto che si ricominci a fare una quadra, che si ricominci a fare quadrato intorno alla maglia, che è la cosa più importante, la cosa che conta. Fatemi
Fatemi sapere cosa ne pensate, iscrivetevi al canale e supportatemi con un'iscrizione per favore, tutti quelli che vedono il video si iscrivessero e forza Bari, commentate, fate like se vi piace il video e poi ci sentiamo domani per fare ancora l'analisi su questa partita, sentire quello che dicono i protagonisti, soprattutto perché parlerà Marino e iniziare a preparare il Boxing Day, sì, che credo che ci sarà il 26 dicembre, Sampdoria a Bari, una partita, non ve lo so dire qua, molto molto importante e difficile per il Bari, perché la Samp ha già perso pure in casa, quindi immaginate cosa si gioca in casa col Bari fra 3 giorni, e cosa ci giochiamo noi pure, però con rientro di Mene. Alla prossima bella vita, ciao, cheers.